Ciao, in questo video parleremo di come gestire al meglio la tua alimentazione nella fase premestruale. Io sono Annalisa Caravaggi, sono una biologa nutrizionista specializzata in nutrizione clinica, quindi aiuto le persone a ritrovare salute e benessere attraverso l'alimentazione. Ma veniamo a noi. La fase premestruale per ogni donna è caratterizzata da una serie di sintomi veramente invalidanti talvolta, che sono quelli che vedi in questa slide. Quindi si va dal gonfiore addominale fino a sintomi antipatici come la stanchezza, la spossatezza, gli sbalzi d'umore, per non parlare poi dei disagi intestinali, chi diventa più stitica in prossimità del ciclo, chi invece ha un po' più di problemi di meteorismo, di gonfiore, di leggera colite, e poi disturbi del sonno. Qualcuna lamenta di non riuscire a dormire bene la notte prima o qualche notte prima dell'arrivo del ciclo mestruale. E poi ovviamente il gonfiore, l'aumento della ritenzione idrica che a volte ci fa prendere anche una o più taglie in più rispetto a quelle che portiamo di solito. Che fare quindi in questi casi? Ti darò in questo video alcuni consigli utili quindi per diminuire l'impatto che questi sintomi possono avere in questo specifico periodo del mese, consigli che possono anche aiutarti, darti una mano a regolarizzare un po' di più il tuo ciclo mestruale. Il primo consiglio che posso darti è quello di cercare di ridurre in questi specifici giorni pre-ciclo soprattutto gli zuccheri e il sale, quindi gli alimenti ricchi di queste due sostanze. È un po' paradossale, però il metabolismo degli zuccheri peggiora di gran lunga nella fase premestruale. Perché è paradossale? Perché in realtà aumenta a dismisura in moltissime donne la voglia di zuccheri, la voglia di dolci, ti viene proprio voglia del biscottino, della fettina di torta, della briochina, del gelatino a seconda dei periodi. Bisogna cercare di resistere un pochino a queste tentazioni, perché purtroppo queste sono, tra virgolette, voglie chimiche dettate dai cambiamenti ormonali che abbiamo in corso in quegli specifici giorni, sostanzialmente periodi del mese. Però fai attenzione, perché cedere a queste voglie significa creare picchi glicemici e insulinemici. L'insulina è l'ormone che metabolizza gli zuccheri nel sangue, ma è anche responsabile di un aumento importante della ritenzione di liquidi, oltre che di un aumento del grasso corporeo e quindi del peso in generale. Attenzione anche alla frutta, perché qualcuna, nel tentativo di evitare zuccheri semplici attraverso dolciumi di vario tipo, magari si butta sulla frutta. Ti ricordo che la frutta comunque contiene zuccheri, quindi non è un cibo jolly che puoi utilizzare così random quando vuoi durante la giornata. Sicuramente è più sano un frutto di una fetta di torta o di un gelato. Fatto sta che però anche la frutta contiene zuccheri e non ha impatto zero sul tuo metabolismo glicemico. Meglio quindi consumarla, per esempio, se vuoi utilizzarla come spuntino, in abbinamento magari della frutta secca o dei semi come quelli di zucca o del cioccolato fondente o un pezzettino anche solo ad esempio di parmigiano. Quindi abbinarla a degli alimenti che possono contenere fibre, omega 3, omega 6 ed eventualmente un minimo di proteine, perché questo riduce il carico glicemico dello spuntino a base frutta che vorresti fare e quindi dà meno impennata di glicemia e di conseguenza di insulina. Ottima la frutta anche a colazione, dove si riesce anche a fare un pasto un pochino più completo, anche dal punto di vista dei macronutrienti, perché a colazione ovviamente si mangiano anche carboidrati complessi, un minimo di proteine e grassi essenziali. Quindi abbinare la frutta lì sicuramente rende più completo e bilanciato il tuo pasto e con un carico glicemico più basso di quello che avrebbe mangiando magari semplicemente un cornetto al bar. Come ti dicevo, è importante anche diminuire l'apporto di sale da cucina, quindi soprattutto di sodio, che sappiamo essere un nutriente che porta ad un aumento della ritenzione idrica. Cerca quindi in quei giorni immediatamente precedenti il ciclo di evitare il più possibile salumi, formaggi, soprattutto quelli stagionati, ma anche dati da cucina, alimenti processati, confezionati, ricchi di additivi e di sostanze che possono davvero fare la differenza nell'aumentare enormemente la ritenzione di liquidi. Altro consiglio molto utile è quello di ridurre eliminare, almeno in quei giorni il più possibile, sostanze bevande eccitanti e alcolici. In alcune donne, ad esempio, la caffeina ha un effetto iperglicemizzante, ovvero altera il metabolismo degli zuccheri, quindi impenna nuovamente la glicemia e l'insulina. Per cui fai attenzione a moderare l'assunzione anche di caffè, ma anche di tè, poiché contiene teina, che è un analogo della caffeina. Attenzione al cioccolato, che contiene teobromina, anche qui si tratta di una sostanza che ha un potenziale effetto eccitante. Queste sostanze inoltre riducono l'assorbimento intestinale di vitamine del gruppo B, magnesio e vitamina C, tutti nutrienti essenziali in questo specifico periodo del mese. Inoltre, gli alcolici, ad esempio, possono portare a disidratazione e a conseguente aumento della ritenzione di liquidi, inoltre hanno un pessimo impatto sul metabolismo degli zuccheri. In alcune donne la caffeina e tutte le sostanze eccitanti possono avere un impatto negativo anche a livello ovviamente del sistema nervoso, creando all'inizio un effetto eccitante,
giornate, ma poi un effetto controbilanciato, ovvero stanchezza, astenia, spossatezza. Cerca di aumentare i cibi ricchi di magnesio, un nutriente essenziale molto importante in questo specifico periodo del mese. Il magnesio ti aiuta a diminuire l'impatto dei crampi muscolari, quindi ti fa sentire anche meno dolore nella zona addominale e nella zona pelvica, il classico dolore di pancia che hai quando ti deve venire appunto il ciclo mestruale. Ma non solo, aiuta anche a migliorare la funzionalità intestinale, quindi per quelle donne che possono avere problematica ad andare in bagno, oppure ci vanno pure troppo, ecco, aumentare i cibi ricchi di magnesio può essere una mano santa, un grande aiuto. E lo trovi in abbondanza negli alimenti che ti ho appunto contrassegnato, semi di vario tipo, girasole, chia, eccetera, cereali integrali, in tantissimi tipi di frutta e di verdura, quindi c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Aumenta i cibi ricchi di vitamina B6, che ha un impatto diretto sul sistema nervoso. Infatti ti aiuta tantissimo a tenere a bada emozioni negative come ansia, irritabilità, nervosismo e quindi a controllare meglio gli sbalzi d'umore che purtroppo sono tipici in questo periodo del mese. Trovi la vitamina B6 in tantissimi alimenti, soprattutto vegetali, come appunto ad esempio i cereali integrali, alcuni tipi di semi, ma anche alcune spezie come la curcuma e alcune erbe aromatiche di uso molto comune come il rosmarino, il timo, la salvia e l'alloro. Altro consiglio molto utile è quello di cercare, questo vale sempre in realtà non soltanto nella fase premestruale ma soprattutto con particolare riguardo in questo periodo del mese, cercare di seguire un'alimentazione il più possibile antinfiammatoria. Ti ricordo infatti che nei giorni immediatamente precedenti l'arrivo del ciclo mestruale lo stato infiammatorio tende ad aumentare grazie anche a tutti i cambiamenti ormonali e ai sintomi che questi cambiamenti possono comportare. Ahimè, quando però parliamo di alimentazione antinfiammatoria si pensa un po' sempre alle solite cose che sono quelle che vedi scritte qui. Aumenta il consumo di frutta e verdura, mangia prodotti in stagione a chilometro zero, prendi qualche integratore, riduci gli zuccheri semplici. Per carità, tutte nozioni che sicuramente sono veritiere, sono utili, ma non bastano a rendere davvero antinfiammatoria la tua alimentazione, che per essere tale deve avere anche molte altre caratteristiche, o perlomeno il tuo stile di vita per intero deve diventare il più possibile antinfiammatorio. Vediamo quindi quali sono altri elementi da prendere in considerazione in questi casi. Per esempio l'orario dei pasti. Sappiamo che il metabolismo è gestito da ormoni la cui concentrazione cambia a seconda del momento della giornata. Quindi non è importante solo quello che mangi, ma anche quando consumi certi pasti, soprattutto colazione, pranzo e cena. Questo può avere, l'orario dei pasti può avere un grosso impatto quindi sul funzionamento del tuo metabolismo e quindi sulla riduzione o l'aumento, a seconda dei casi, del tuo stato infiammatorio. Così come è importantissimo il ritmo sonno-veglia, quindi anche questo incide sulla ritmicità ormonale alla base di un corretto funzionamento del metabolismo e quindi anche della riduzione o meno dello stato infiammatorio. Molto importante anche eseguire esercizio fisico, non essere sempre sedentari, però attenzione, non tutti i tipi di attività fisica possono fare al caso tuo, dipende dalla corporatura, dal momento della giornata in cui si vanno a fare, dagli obiettivi che si devono raggiungere, aumento, perdita di peso, mantenimento, eccetera. Altra cosa importante, oltre agli orari dei pasti, abbinamenti tra cibi, distribuzione degli alimenti nella giornata, che va ad incidere notevolmente su alcune funzioni corporee e metaboliche. E poi, ecco, ovviamente, soprattutto nella fase premestruale, ma non solo, dobbiamo anche preoccuparci di eliminare tutti quei cibi che sappiamo non ci fanno benissimo, magari ce ne siamo già rese conto da sole, o a volte magari uno può anche non conoscerli, però se soffri di reflusso gastrico, ad esempio, di acidità, di digestione lenta e pesante, alcuni cibi come frutti aciduli, agrumi, ananas, il cioccolato, brodi, zuppe, minestre, per esempio, andranno evitati. Così come se soffri di disturbi intestinali, colite, meteorismo, eccetera, è bene evitare, almeno per un periodo di tempo, prodotti come legumi, latticini, alcuni tipi di frutta, alcuni tipi di verdura che possono esacerbare notevolmente queste sintomatologie. Ecco, già questi sono elementi che, unitamente a quelli che ti ho accennato prima, che oramai sono diventati scontati, li trovi ovunque, questi elementi sono fondamentali. Se non vengono considerati e gestiti adeguatamente, la tua alimentazione non potrà mai essere effettivamente antinfiammatoria. Ho parlato lungo di questo e di molti altri argomenti legati allo stile di vita antinfiammatorio in tantissimi miei video su YouTube, che ti invito a guardare anche nei link nella descrizione di questo video. Bene, per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima.